Buonasera, io sono Piero e sono qua con altri amici che suonano. Sì, Cesira Falsetta. Io sono Clara Via. Gli strumenti che usiamo sono dei flauti dolci, come già anticipato dalla signora, e sono stati costruiti da noi. Quindi in questo senso qui ci sono costruttori di poesie, costruttori di quadri e noi siamo anche costruttori di flauti in bambù, che costruiamo noi stessi. Non li abbiamo inventati noi, sono nati in Inghilterra negli anni 30 e li ha inventati una musicista che voleva fare musica nei sobborghi proletari di Londra e voleva uno strumento che non costasse niente e che permettesse di fare musica di insieme. Si sono diffusi in tutta Europa e in Italia saremo una trentina di persone, anche forse 40, che hanno costruito e suonano questi strumenti. All'estero, in Svizzera, Francia, Germania, Olanda e anche in Giappone, Stati Uniti, esistono gruppi più numerosi che cominciamo a... ecco, c'è da dire che sono strumenti che hanno un suono delicato. Noi suoniamo senza microfoni e quindi vi preghiamo di porgere l'orecchio, ma in questo mondo pieno di frastuono e di confusione non fa mai male porgere l'orecchio a dei suoni più delicati e che ci invitano ad ascoltare e non si impongono. E iniziamo con un madrigale di Pierluigi da Palestrina, da Così dotta mano. E parla di un ritratto, abbiamo voluto cominciare con questo perché c'è il testo poetico, c'è la musica, noi lo suoneremo e basta ovviamente, ma ci ricorda la pittura e ci ricorda la poesia. E poi continueremo con musiche della tradizione popolare italiana, poi di nuovo con Monteverdi, con due madrigali, poi Banchieri, Orazio Vecchi, poi una sonata di Benedetto Marcello e pensiamo di concludere qui questo primo momento introduttivo. I programmi erano sulle poltrone, se siete interessati. Vi preghiamo solo una cosa, i nostri pezzi sono abbastanza brevi, quindi se riuscite a rispettare quello che è scritto, vorremmo avere il primo pezzo e poi se dovete applaudire, applaudite bene dopo il primo pezzo. Poi ci sono altri quattro pezzi, ecco. A sezioni, vi chiederemo questo per non rompere l'incantesimo, se ce ne sarà, dell'ascolto. Vi ringrazio. Come dicevo, Tiziana Monari, c'era una volta la mia città. Ecco, tutti e due
Al secondo classificato, Leonora Leonori Cecina, poetessa fiorentina, è anche frequentatrice di tutto il movimento poetico fiorentino delle associazioni. Primo premio Andrea Renzi di poesia, che nella sua intima ed accorata denuncia d'amore si estende coralmente a tutte le persone, nella splendida situazione di vita parallela e complementare che molti desiderano sia loro senza saperlo esprimere. Scusate, ma non vi ho letto. Passiamo alla sezione Bissiloge. Terzo premio ex aequo Pamela Mancini e Francesco Cattina. C'è un'altra città che reputo come una seconda casa che è Genova ed è la Liguria. E mi piacerebbe ricordare attraverso una poesia. Mi piacerebbe ricordare attraverso una poesia che fa parte proprio della Silloge Brusillis, che è stata premiata questa sera, è dedicata a Monterosso in particolar modo, e si intitola 9 agosto. Brulicare di gradini di pietra, fra brulli rami verdi, alla ricerca di pigne marittime buttate sul ciglio a strapiombo, fruttuosi ornamenti alle spalle del poeta. È faticoso concentrare la stanchezza asfaltando la strada mattone dopo mattone, se è tutto incangiante divenire. Questo mare in cui mi sono inzuppato oggi, così diverso da ieri, eppure è sempre lo stesso. È un fibrillante mangiare di istanti, uno dietro l'altro. Clizia e Mosca si avviluppano, scosse dai rintocchi di campane a lutto. San Francesco slancia il nero cane e veloce si scaglia a suon di remi, sulle spalle del gigante, che riflette mutilato negli occhi le palme antiche, le gialle rocce sterili, grassi fichi addormentati fra aghi di pino e le scelte sporche di sbagli, e i corpicini gracidanti dei fanciulli e le esuberanti anguilla e volpe, ossi di seppia ridestati nell'algoso velluto blu di Monterosso. Grazie. Maria Grazia Colanz. La motivazione è questa: maturità letteraria, concettualità perfetta nella espressione di sintesi poetica, interessa ed avvince per la molteplice stigmatizzazione di situazioni morali. All'attrice Ilaria Bocchioni una carrellata dei primi premi che, e anche degli altri che lei ha preparato. Buonasera a tutti, allora. Funziona questa? Grazie a Coianes, non sempre. Non lasciatemi sola. Non sempre mi è amica la mia compagnia, non sempre mi basto. Mi cerco nel danno di cose superflue, eluse, domande esistenziali, assurde in queste ore notturne. Non lasciatemi sola, con
incontrollabili paure sminuite e derise dal quotidiano volgersi della pagina solare. Io sono forte, lo devo, non sempre. Tiziana Amorali parla di Prato, in C'era una volta la mia città. È piena di vento la mia città, leggera e lucida come la seta, devota alle tiepide utopie di settembre, ingiallita in vecchie foto dal manacco ormai stracciate, sconfitta dalle armate silenziose dell'Oriente. Allunga il cuore in realtà dure come il diamante, semplici come il pane, ora che il suo canto antico si è zittito e la polvere d'oro del passato si è tramutata in cenere. Tace, senza alcun sorriso, sconnessa, confusa, febbricitante, quando si specchia nell'ultima luna sognando l'età dell'oro, il ballo di fine estate degli Andersen. Ma è bigio l'intonaco dei capannoni, arrugginite le lattine di Red Bull, abbandonate sui marciapiedi spremute di rabbia. Adesso che il passato affonda sui tempiali e le ombre degli astanti si posano su pareti di legno oscuro, mentre il cielo brilla un'unica stella ridicolmente